Alcuni funzionari dell'ENI hanno contattato i proprietari di terreno a Padula per chiedere di poterli affittare. È accaduto nei giorni scorsi e i terreni rientrerebbero nell'istanza Montecavallo proposta da Shell, o comunque sarebbero limitrofi alle zone interessate dalla richiesta di Shell per effettuare studi o ricerche di idrocarburi. I cittadini contattati, da quanto saputo, hanno rifiutato l'offerta e l'hanno trovato quantomeno strana. Chi ha pensato a dei truffatori, chi invece ha modi di raggirare il no del territorio valdenese alla ricerca di petrolio. La cosa che mi ha colpito di più, racconta una cittadina di Padula contattata dall'ENI, è che sapevano perfettamente le particelle del mio terreno, prive di alberi e quindi adatte agli studi. Infatti, nella proposta, il presunto funzionario dell'ENI ha spiegato di voler installare, per un periodo più o meno lungo, alcuni macchinari per effettuare degli studi. A risolvere il giallo di Padula arriva la risposta di ENI. La multinazionale, infatti, informa che, in linea con le recenti prescrizioni regionali e ministeriali, sta aggiornando la rete di monitoraggio microsismico. ENI poi precisa che si tratta di stazioni sismologiche per l'acquisizione di dati che nulla hanno a che vedere con strumenti di prospezione geofisica per lo studio dell'eventuale presenza di idrocarburi. Nell'ambito di questo piano è prevista l'installazione di 5 nuovi punti, dice ancora ENI, che saranno di monitoraggio, tra cui uno nell'area di Padula, ragione per cui sono stati contattati da ENI alcuni proprietari di terreni.